Grazie a tutti. Il podromo del Mediterraneo di Siracusa per la venticinquesima puntata di Cavalli e dintorni. È una puntata davvero ricchissima che andrà ad raccontare una settimana particolarmente intensa dell'ippica siciliana, con iniziative e forme di protesta, con decisioni eh, prese da poco più eh, di eh, poche ore insomma, dalla, dalle categorie ippiche, soprattutto per quanto riguarda alcune decisioni importanti, quale il blocco delle attività. Eh, che era stato annunciato eh, come eh una decisione già presa e confermata da tutte le categorie, così non è stato. In effetti, ci sono eh, molti distingue, soprattutto eh, alcune associazioni che si stanno pian piano eh, distaccando da quella decisione che era stata presa dopo l'incontro. Eh, cosa faremo vedere? Faremo vedere innanzitutto lo sciopero eh, e la manifestazione che a Siracusa eh, gli operatori ippici hanno eh, portato, bloccando le città e le parti più importanti eh, di Siracusa. Eh, faremo vedere. Come gli ippodromi di Siracusa e quindi daremo voce un po' agli operatori insieme anche a Palermo perché l'associazione ippica siciliana sta continuando a eh, lavorare insieme per... Avere anche una, una svolta a livello eh, legislativa eh, con l'Assemblea regionale siciliana. Faremo vedere ancora eh, una forma di protesta che ha dato inizio questa settimana con gli operatori ippici eh, che hanno eh, così fatto visita, diciamo di cortesia, non tanto a Saverio Romano, ex ministro che eh, per le campagne elettorali si ritrovava in un comune vicino all'ipodromo del Mediterraneo, Solarino, e quindi è stato bloccato proprio lì. Ma faremo vedere proprio Interlocuzioni eh, all'Assemblea regionale siciliana con un incontro avvenuto con l'assessore regionale Carta Bellotta. Tanto eh, tanta tanta legna sul, sul fuoco, oggi ne parleremo con pochi ospiti anche perché. Io mi scuso, ma sicuramente eh, i servizi sono tanti, quindi ci sarà veramente eh, poco da interloquire, salvo Indomenico che sempre mi accompagna. Buonasera, Buonasera e eh, Giuseppe Cannarella che invece, e eh, lo ringrazio ancora una volta, eh, come delegazione delle categorie IP che ci potrà raccontare anche i diversi incontri istituzionali che sono stati fatti durante eh, le proteste. Grazie. Grazie, mille di essere stato eh, di essere qui con noi. E, dove partiamo? Partiamo eh, Sabina intanto diamo i contatti eh, per Facebook sì. così che chi vuole può eh, intervenire eh, sulle eh, diverse discussioni. Certo, buonasera anche dal nostro box interattivo. Lo spazio vi ricordo dedicato a voi, noi daremo voce ai vostri commenti, alle vostre opinioni su quello che è, sta accadendo nel eh, comparto ippico. Vi ricordo che potete seguirci eh, sui gruppi Facebook eh, Cavalli e Dintorni, eh, Save Italia Racing, anche sul nuovo gruppo. Ippico podromo del Mediterraneo oppure anche in diretta streaming sui tablet iPhone cliccando proprio sui post che sono ehm, sui link che sono postati nei nostri eh, gruppi. E vi ricordo anche che potete mandarci un'email a cavalliedintorni telestar chiocciola gmail.com. Allora, partiamo proprio dalla decisione delle categorie ippiche dell'Ippodromo di Palermo e dell'Ippodromo di Siracusa, che un po' si sono poi eh, unite nel coro di chi si sta dissociando dal eh, voler fare lo sciopero. E in effetti, eh, il 13 di febbraio, che si era riunita questa assemblea plenaria delle diverse associazioni ippiche, peraltro in alcuni siti oggi è uscito anche un lunghissimo elenco, circa 60 partecipanti, tutti per alzata di mano hanno detto sì allo sciopero. Ma chi rappresenta? Se poi invece le stesse categorie stanno dicendo di no, lo chiedo a questo punto eh, proprio a voi. È paradossale che prima si indica uno sciopero e poi alla fine ci sono state delle persone, eh, delle categorie intere che si stanno dissociando? Questo sta ancora una volta a significare che forse non ci sono ormai, non ci sono vertici, le, le categorie vanno ognuno per la sua strada. Ognuno ha le sue idee, e quello che dicono la mattina poi non lo, non lo confermano la sera. Per quanto riguarda la nostra posizione di Siracusa e Palermo, la nostra è una posizione sensata, pensata, perché non vogliamo fare lo stesso sbaglio che abbiamo fatto a inizio anno. Quando abbiamo scioperato fino al 12 di febbraio, se non ricordo male, l'anno scorso. scorso, senza ottenere nulla. Non solo, ma con un governo che allora era attivo e che non ci ha dato, non ci ha dato no, nessun risultato. E ora scioperare con un governo che è dimissionario non so che cosa potrebbe comportare. Quindi, l'anno scorso siamo entrati in, in un labirinto e non ne siamo usciti più. Quest, eh, oggi si ripresenta la stessa situazione, ma non vogliamo ripetere lo sbaglio dell'anno scorso. Vediamo che avete emanato un comunicato stamattina, ne vediamo un servizio che racchiude i principali contenuti. Le categorie ippiche che operano presso gli ippodromi di Siracusa e Palermo continueranno lo stato di agitazione con azioni di protesta per manifestare e rendere visibili le problematiche e i disagi che attanagliano il settore. Si ritengono indispensabili e improcrastinabili alcuni interventi del comparto, quali l'immediato pagamento dei premi e dei corrispondenti del primo acconto relativo all'anno 2012, il pagamento nei termini di legge entro 60 giorni dei premi e dei corrispettivi nell'anno 2013 e la modifica del decreto interministeriale emanato il. 31 gennaio ritenuto inaccettabile nei punti in cui si procrastina il pagamento a saldo delle spettanze del 2012 negli anni 2014-2015, decurtando il montepremi di detti anni. Le categorie dichiarano di non condividere il blocco totale delle attività ippiche. La posizione viene specificata in un comunicato stampa a firma di Giovanni Larosa, delegato categorie ippiche Trotto dell'ippodromo di Palermo e di Giuseppe Cannarella, delegato categorie ippiche Galoppo dell'ippodromo di Siracusa. Tale forma di protesta, dicono, è ritenuto controproducente e gravemente lesiva per la sopravvivenza dell'intera filiera ippica. Il blocco delle competizioni produrrebbe conseguenze disastrose per il proseguo delle attività e per il perdurare di una grande passione che ruota intorno al mondo del cavallo. Per tali motivi le categorie ipiche operanti nei due podromi di Siracusa e Palermo continueranno a promuovere il settore attraverso l'unico spettacolo ipico, le corse dei cavalli. Bene, quindi dite no insieme ad Agit che ha emanato il suo comunicato stampa. Dite no insieme al comitato Prelega Unione Ippica. Dicono no allo sciopero anche eh, l'ANACT. Dice di no anche Federi Ippodromi che poi, peraltro, si era dissociato eh, fin dall'inizio da quell'Assemblea e che ha registrato le dimissioni di Melzi eh, Deril. Guido, che eh, era presidente di Federi Ippodromi, rimane incaricato naturalmente a rappresentare. L'Ippogruppo Torinese, però si è dissociato. Eh, alla luce di questo e alla luce anche eh, di questo eh, decreto interministeriale che è uscito così, era stato firmato il 31 di gennaio, è uscito insomma eh, creando eh, davvero terrore nel settore ippico, perché adesso volete non soltanto i premi del 2012, i premi del 2013, ma volete anche una modifica al decreto, suppongo? La prima volta è prevalso il buonsenso tra le categorie ippiche perché è un errore ingiustificato fermare le corse. Dopo il decreto diceva chiaramente che le corse non fatte in Italia verrebbero sostituite con le corse estere in cui loro hanno anche un disgravo fiscale. Quindi loro con il 3% perché pagano solo i diritti d'immagine avrebbero lo stesso servizio. Quindi praticamente le categorie ippiche. Regalerebbero i soldi allo Stato. Insomma, lo Stato non gli può fregare di niente. Ma meno un male che c'era un ministro Catania lui, che comunque era legato al mondo ippico. Eh, ma lui dal primo giorno credo che abbia avuto eh, l'approccio sbagliato con l'ippica, perché io mi ricordo benissimo che lui, era prima, il primo comunicato stampa, eh, lui eravamo già sciopero, lui disse ai lavoratori ippici: tornate a lavorare, come se lui non sapesse che anche se non si facevano le corse. E comunque gli ippici lavoravano, facevano comunque sacrifici perché i cavalli non possono essere trascurati, vanno accuditi, lavorati. Quindi, già lì fu un approccio sbagliato e faceva capire quanto lui si addentrava dentro i problemi veramente ippici. Altra considerazione in questo decreto? Allora, riguarda, sì, per quanto riguarda il decreto, sono d'accordo con alcune silghe che hanno detto di, non, di lasciarlo stare, però di modificarlo in modo da poter pagare subito quello che è messo nel decreto del 2012 i 30 milioni di euro perché se, diciamo, se, viene, se non viene presentato quindi non va al valido delle porte dei conti sicuramente non riusciamo a prendere neanche questi soldi e, e poi, ed intanto di modificarlo anche perché ehm, sembrerebbe nel decreto come se i soldi del 2012 venissero decurtati dai montepremi del 2013. Del sì, perché 2014. così come è fatto, come si legge il decreto, pare che, ci sia, che sia spalmato nei tre anni. Eh, 30 milioni di euro nel 2013, 30 milioni di euro nel 2014 e 30 milioni di euro nel 2015. Eh, dico ancora che secondo alcuni avvocati... In prima persona l'Avvocato Matti dicono che questa forma diciamo, di spalmatura del credito che noi abbiamo verso, verso l'Ende non sia costituzionale e quindi si sta iniziando anche una lotta legale a questo livello. Ma la lotta legale chi la ingaggia se comunque non avete i vertici e non avete le rappresentanze? Allora diciamo cioè, che... chi interloquisce per l'ipica in questo momento? Allora io, allora io posso dire, e lo dico nei fatti, che al di fuori delle sigle ufficiali eh, l'Avvocato Mattista sta facendo un buon lavoro. Perché quello che ha fatto è il ricorso al TAR e l'ha vinto. Per i 100 milioni, i 100 milioni della romano, del nostro amico insomma, Romano. Viene eh, a lui. Sì. Ed è quello anche che ha portato allo scoperto il, il derieto, perché con l'ingiunzione, eh, con la diffida che ha fatto sia Ruffo e sia al ministro Catania eh, di. Rendere, cioè al Ministro Catania di, dare rendere subito, di rendere pubblico subito il perché non avevano presentato il bilancio 2011 e 2012 e quindi stanno uscendo fuori tutto quello che era nascosto. Le ultime novità su, eh, sui gruppi, soprattutto su Save Italia Racing, ricordiamo che è un gruppo Facebook più di 4.000 eh, ippici di tutta Italia, è seguito particolarmente. Allora, eh, chi abbiamo? Se dobbiamo salutare qualcuno o se ci sono notizie importanti? Sì, Sabina. salutiamo intanto Vincenzo Schiavone che già si è collegato con noi e ha espresso i primi commenti, che magari dopo poi esamineremo. Intanto ci sarebbe una notizia, eh, la notizia eh, de, che gli operatori dell'Ippica italiana avrebbero denunciato alla Procura della Repubblica italiana di Roma il Ministero delle Politiche Agricole Mario Catania. È una notizia che... Eh, mh, eh, dichiara Roberto Muzzica, Mazzucato eh, su, appunto su Save Italia Racing, eh, da agricole, da quanto fonte... sì, dicevo, da prende agricole alla eh, fonte agricole.eu eh, da fonti vicino, eh, vicino appunto all'Ippica, si legge nel comunicato, le motivazioni sarebbero quelle di aver indotto in errore gli operatori di categoria e di aver forzato le firme delle proroghe delle convenzioni, delle corse con una riduzione considerata troppo alta dagli operatori. La Sarebbe stata depositata il 14 febbraio da sette persone che operano a vario titolo nel settore e entro la metà della prossima settimana, Mana verrà assegnato almeno si presume, il giudice che si dovrà occupare della vicenda per capire se ci sono ipotesi di reato naturalmente o no. la prendiamo con le pinze certo. così come le cose che girano è giusto eh, dar voce alla, a chi notizia. nei gruppi certo. siamo affacciati proprio sui gruppi facebook per apprendere sì. quanto possibile però verificheremo insomma, sì. eh, meglio poi eh, questa, notizia, questa qui. notizia intanto continuano le, prote le proteste a Bologna è prevista per lunedì una manifestazione degli addetti ai lavori c'è stato anche uh, chi si è soffermato davanti al ministro. Ancora Catania che eh, si ritrovava eh, a Cuneo, mi pare, perché ho visto alcune foto in cui eh, sì. si chiedeva insomma, che insieme con Ruffo e gli altri diano i soldi che no, aspettano. C'è è fissata anche una manifestazione per martedì prima dell'incontro dell di calcio di Champion tra Milan e Barcellona. Quindi anche lì già c'è un'autorizzazione per una manifestazione congiunta degli ippici. E eh, voi, d'altronde, l'avete sottolineato: le categorie continueranno a protestare, anche Siracusa farà. Eh... Anche Siracusa farà la sua parte e la farà in tutti, modi, in tutti i modi legali parliamo sempre di legalità in tutti i modi visibili. Peraltro, allora proprio da questo prendiamo spunto per lanciare un servizio eh, che eh, raccoglie le proteste ippiche a Siracusa e i vari interventi che poi spiegano eh, in quale clima si stanno svolgendo. Dalle piste alle strade di Siracusa. Gli operatori ippici dell'ippodromo di Siracusa e Palermo hanno portato in strada i disagi del settore in attesa dei corrispettivi del 2012. Fantini in Giubba con cavalli e striscioni, ma anche dipendenti, allenatori, allevatori, veterinari e tutto ciò che gira intorno al mondo dell'ippodromo, per gridare la rabbia scaturita da un governo che non paga ad otto mesi, portando il comparto al collasso. Hanno sensibilizzato la cittadinanza, protestato dinanzi ai mezzi di comunicazione, interloquito con le istituzioni. La situazione è drammatica nelle parole del presidente dell'Associazione Ippica Siciliana, il dottor Concetto Mazzarella, e del presidente di Siracusa della Unione Nazionale degli Allenatori, Giuseppe Cannarella. E la, questa protesta è perché si vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità della grave eh, situazione che si è venuta a creare nel settore dell'Ippica. Eh, tutte queste persone che sono qua, che rappresentano la filiera Ippica, che in Sicilia occupa... Oltre 3.000 addetti, quindi sono 3.000 addetti che accampano con l'Ippica. Da oltre 7 mesi non ricevono né premi né corrispettivi. Lo Stato, che gestisce l'Ippica direttamente a mezzo del Ministero per le politiche agricole e forestali, non eroga i premi ai corrispettivi da oltre 6 mesi. E in aggiunta a questo, non solo non sia una prospettiva futura perché l'ultimo decreto del 31 gennaio firmato dal MEF e dal MIPAF prevede che questi premi debbano essere pagati in tre tranci, una quota nell'anno, una quota nel 2014-2015, ma per, per assurdo prevede che queste somme devono essere decurtate dagli impegni di bilancio relativi a questi esercizi. Una situazione veramente paradossale. Qua le alternative sono due. O si interviene in modo serio con una legge di riforma del settore e con l'intervento eh, della regione siciliana che ha poteri specifici in argomento perché vengono risolti i problemi o si rischia di mandare 3.000 padri di famiglia e mettere 3.000 famiglie in Sicilia sull'astrico e 50.000 in Italia. E il fattore che ha determinato le è sicuramente è stata una evoluzione legislativa sbagliata e fondamentalmente una scellerata politica effettuata da tutti i governi precedenti, indipendentemente da questo politico che hanno ridotto l'indroide dell'Ippica all'Umicino. Non ci dimentichiamo che oggi si parla di ludopatia, ma le uniche forme di gioco sensato, che erano quelle sul calcio e sull'Ippica, che esistevano fino a pochi anni fa, sono state di fatto declassate a favore di giochi che sono come le slot machine, le VLT, il Dratti e Vinci, che non sono altro che del... hanno sottratto risorse a settori produttivi, incrementando solo le casse dello Stato, che pur di Fare cassa se n'è fregato dei settori produttivi che morivano, quali lo sport, il cone e l'ippica. La Regione in Sicilia fortunatamente può fare molto perché lo Statuto siciliano prevede una legislazione specifica e autonoma in materia di agricoltura. Già alla passata legislatura è stato avviato un ITER per un progetto di legge regionale che disciplinasse il mondo del cavallo in Sicilia. Ci auguriamo che il nuovo Governo regionale e la nuova Assemblea regionale, da poco insediati, possano riattivare questo processo che già era iniziato per far sì che si abbia una legge regionale che disciplini il settore. Così come nel resto d'Italia, signor Cannarella, anche Siracusa protesta? Siracusa protesta e fa sentire la sua voce. E quando Siracusa si muove, si muove in modo concreto. Eh, lo testimoniano i fatti dell'altro ieri, perché siamo arrivati eh, ad intercettare l'ex ministro Saverio Romano. Che da un anno gli ippici lo cercavano e non avevano po avuto possibilità di potergli parlare. E per noi, questo è stato anche un grande successo a livello di immagine. Poi per qua aggiungo a quello che ha detto il dottore Mazzarella, che noi siamo lavoratori come tutti gli altri, che non chiediamo niente, chiediamo soltanto i nostri soldi, quello che ci è dovuto da uno Stato insolvente, eh, che quindi abbiamo famiglia anche noi, siamo da otto mesi senza stipendio. E soprattutto noi, per quello che ci vogliono far sembrare, noi amiamo gli animali in genere ma amiamo i cavalli. E il nostro dispiacere è quello che molti cavalli continuando così andranno a finire al macello. Avevamo la legge 185 del 2008 che eh, dava l'1,4% di, di, di tutte le scommesse, venivano, venivano date al CONI, quindi venivano stanziate ogni anno 150 milioni di euro. Con i tagli lineari che ci sono stati con il governo Tremonti, dovevano essere ridotti del 10%, invece all'Ippica sono stati tolti 100 milioni di euro, tutti in una volta. Per cui, lascio immaginare a lei, i problemi che stiamo avendo in questo momento sono quelli del, del, del governo Tremondi, perché sono da mancare quei 100 milioni di euro. Una delegazione è stata ricevuta anche dal prefetto Gradoni a Siracusa. A cui si è chiesto di farsi garante delle problematiche, soprattutto con i ministeri del MIPAF e del MEF. Poi una delegazione anche ricevuta dal presidente della provincia, Nicola Bono, che ha sottolineato quanto importante sia la realtà per l'economia locale. Farò un'azione immediata che è quella di rappresentare al governo nazionale e anche di sollecitare in questo senso il Presidente della Regione siciliana ad attivarsi per rimuovere le cause che stanno soffocando e eh, praticamente neutralizzando un settore eh, che è dello sport ma è anche dell'economia italiana che produce eh, decine di migliaia di posti di lavoro. Del quale non possiamo permetterci che possa venire meno eh, come ruolo e contributo all'economia nazionale, specialmente in un momento così delicato. Io penso alla provincia di Siracusa dove l'ippodromo del Mediterraneo eh, rappresenta una realtà ormai consolidata, radicata, eh, dà lavoro a circa 1500 persone e una ehm, struttura che va tutelata e difesa. e Va tutelata e difesa attraverso meccanismi di intervento da parte del governo nazionale che non può fare cassa con risorse che non gli appartengono, che invece la cui erogazione consentirebbe a un intero settore produttivo di continuare la sua attività. Per cui scriverò subito queste lettere, ma ho già dato la mia disponibilità a collaborare. Per sollecitare ad ogni livello, soprattutto dopo l'appuntamento elettorale, con un governo che costituisca un'interlocuzione stabile nei confronti del quale bisogna portare queste istanze, e per questo ho dato la mia disponibilità a svolgere ogni forma di collaborazione consentita. Bene, quindi riprendendo le parole del presidente della provincia di Siracusa Nicola Bono, effettivamente manca l'interlocutore politico in questo momento. A questo punto si sta cercando in tutta Italia di avere un'interlocuzione perlomeno per sbloccare questi 30 milioni che così erano stati annunciati. Anche con il prefetto di Verona si è avuto un incontro, voi l'avete avuto con il prefetto di Siracusa. Lei era tra le delegazioni. Canarella, ci spieghi un po' cosa è successo? Abbiamo un po' ecco, aggiornato il prefetto perché non è era non conoscenza della situazione reale come stavano le cose. Abbiamo trovato una persona disponibile. L'impressione è quella di perdere tempo a fare queste cose oppure di no, aver no, trovato... No, 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 no. io penso mind. che dietro la figura istituzionale abbiamo trovato un uomo. Abbiamo trovato un uomo che, che ci ha accolto, che ci ha fatto parlare. Eh, Penso di aver, che, che l'abbiamo colpito al cuore, perché ha visto, la, ha visto e ha capito la situazione: come era. Eh, ci ha detto subito di, che, se, appena possibile, si attiverà con i, i ministeri interessati per poter non risolvere, ma almeno sollecitare il, il pagamento per, que, per quello che, che riguarda il 2012-luglio eh, e agosto e di consentire che gennaio venga pagato entro i 60 giorni. Una buona delegazione quella di Siracusa, peraltro veramente vi state facendo portavoce insieme a lei chi? E... No, la, domanda perché... la delegazione da chi era formata? Ah, la delegazione è formata dal dottore Mazzarella e da Giovanni La Rosa che rappresentava l'Ippodromo di Palermo. Quindi vi state muovendo come associazione ippica siciliana? Come associazione ippica siciliana, perché il problema è comune. Bene, sentiamo allora e diamo voce ai Fantini che durante la manifestazione hanno indossato anche le loro giube per dare un tocco di colore, bandiere con il simbolo dell'ippodromo del Mediterraneo, c'erano anche guidatori, ma tantissime altre categorie da veterinari ai maniscalchi. Sentiamo un po' allora come vive, eh, come si vivono questi momenti da parte delle categorie ippiche. Oggi in piazza, così come nel resto d'Italia, anche l'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa insieme con Palermo la Favorita. Perché? Perché per adesso dobbiamo cercare di fare un po' di movimento per fare sbloccare questo fatto dell'Ippica che siamo in crisi da otto mesi, che non prendiamo neanche un centesimo e stiamo cercando di fare qualcosa di buono per vedere se qualcosa si sblocchi. C'è sicuramente una situazione di crisi e la grande passione continua. Certo. Noi lotteremo fino all'ultimo per i nostri soldi e soprattutto per non far perdere la nostra passione. La questione è sicuramente finanziaria. Eh, sbloccato il 2012 che dovrebbe essere pagato da decreto insomma, negli anni a venire, perlomeno per il 2013 cosa vi aspettate? Ma speriamo che sicuramente ci sia qualcosa di meglio. Intanto dobbiamo cercare di superare il 2012 che aspettiamo otto mesi di stipendi perché non abbiamo ricevuto un euro e la gente qua è disperata e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Come il resto d'Italia, allora anche voi in piazza continuerete, addirittura si può dire che si smetterà di correre? Guarda, noi non vogliamo smettere di correre perché smettendo di correre facciamo solo del male a noi, come c'è scritto già nel decreto, perciò non credo che sia la cosa più utile smettere di correre. Bene, i temi sono sempre quelli, comunque si vuole continuare, si vuole perseverare nel dare forza a questo settore. Sabina. Sì, Patrizia. Eh, Vincenzo Schiavone, Daniele D'Amico, insomma... Eh, molti addetti ai lavori, altri addetti ai lavori siracusani intervengono in merito, Vincenzo dice che i proprietari sono in grave difficoltà economica, non riescono a pagare i fornitori, il personale e tutto quello che necessita per la cura dei cavalli, speriamo bene ma si respira un'aria molto pesante, eh, Mario Brancato dice d'accordo sull'andare sull al credito che continuare piuttosto a pagare a vuoto, eh, Daniele D'Amico eh, concorda su questa cosa, Vincenzo Schiavone eh, sottolinea la eh, necessità di non sciopero. Operare, quindi di continuare a correre. Ancora Mario Brancato eh, chiede se lo Stato potrebbe pagarci con dei bot a, dei bot a sei mesi. Insomma, è una risposta che ci non so se voi potete con dare: i botti giornalieri. <ride> <ride> di questo siamo sicuri, perché è già un anno che ci pagano a botti. Bene, allora glielo puoi anche sottolineare. E poi ancora questo. Vincenzo Schiavone il decreto paralizza tutto il settore, bisogna modificarlo, ma da chi? Non si capisce nulla, c'è una confusione pazzesca, bisogna trovare e denunciare i colpevoli. E peraltro oggi a Napoli pare sia successo un caos. Gli operatori sono davvero disperati, insomma, arrivati all'astrico. Questo è un po' quello che tu sottolineavi con un post, hai postato insomma anche tu su Save Italia Racing, questa eh, sorta di tattica nel ridurre Creare il settore. Eh, ma anche ridurre il settore alla fame per poi insomma, manovrarlo meglio. Questo è il mio pensiero che lo porto avanti e non l'ho mai nascosto, l'ho sempre pubblicato. Io adesso voglio vedere in, in questo caos dove eh, lo Stato italiano dovrà dar conto agli stranieri che sono venuti a correre in Italia, dove loro sono abituati a percepire i premi a distanza di 15 giorni. Adesso questi come si comporteranno? Con, che ne so... Con, con i vari, lo sceicco a Maktoum che vince eh, il Gran Premio non Roma, penso che abbia problemi a i francesi aspettare. o gli inglesi, non è un problema di avere la disponibilità, è un problema di immagine del governo italiano nei confronti certo. dei governi stranieri, perché se adesso, anche per una questione di principio, qualcuno di loro eh, fa che un decreto in giugno, ma guarda, diranno che la colpa è di quello di quell'altro no, ancora, perché, perché poi alla fine fanno allo sempre stato italiano sarebbe un problema, ve lo vedremo più tardi, Bene, eh, l'ippica siracusana con l'ippica palermitana. Eh, Galoppo e Trotto rappresentato bene in Sicilia con i due ippodromi. Matteo Di Meo, il vicepresidente nazionale dell'AGIT, insieme con Giovanni La Rosa, che rappresenta il Trotto eh, alla regione Sicilia, sono stati eh, qui a Siracusa non solo per la manifestazione, ma anche per eh, un confronto, intesa con l'Associazione Ippica Siciliana. Vediamo cosa ci raccontano. Proviamo a raccontare anche l'ippodromo di eh, Palermo, come state vivendo il trotto, se state correndo e quali iniziative avete magari in mente? Beh, dire vivendo mi sembra un po' troppo, siamo già morti di tutto quello che sta succedendo nell'ippica nazionale. Si tira avanti perché gli animali purtroppo devono mangiare e si devono uscire dal box perché possono avvenire delle cose brutte per i cavalli. I proprietari sono all'esasperazione, noi non sappiamo più quello che fare. Cerchiamo di fare manifestazione per far capire all'opinione pubblica qual è il danno che ci hanno fatto, però a quanto pare nessuno ci vede e nessuno ci sente. Quali con... tipi di rapporto con l'IPICA nazionale? Il rapporto perché è un momento che siamo tutti uniti per cercare di far capire quali sono le... i problemi a livello nazionale, regionale, nazionale, come vogliamo dire e cose varie. Il guai è grande e grosso. Vediamo come va a finire più là. Possiamo, poniamo in essere due alternative. Uno lo Stato risponde con le riforme e con il pagamento, quindi un po' tutto si risolve. L'altro invece è che si continua con i ritardi. Che cosa succederà allora al settore ippico? Ma cosa succederà? In base al decreto ministeriale che in questi giorni è stato emanato, è stato messo a conoscenza degli ippici. E ci sono dei tagli non indifferenti alle giornate di corse e quindi diciamo che le cose sicuramente nei prossimi anni andrebbero a scatafascio. Eh, si spera solo che col nuovo governo e con il nuovo ministro dell'agricoltura questo decreto venga ripreso e diciamo, rivisto totalmente, sia per eh, i residui passivi e quindi quelle che sono, sono le aspettanze per il 2012 e sia per quello che è la continuazione dell'attività per i prossimi anni. Proviamo a fare chiarezza, diciamo quali sono le priorità immediate per il settore allora. Ma le priorità immediate sarebbero quello di pagare innanzitutto le spettanze del 2012, quindi quello che sono i montepremi del secondo semestre 2012 per ridare un po' di ossigeno a quello che sono le scuderie e quindi il settore tecnico. Sicuramente anche i residui passivi delle società di corse che avanzano da giugno e quindi sono i corrispettivi della società per ridare un po' fiducia anche ai gestori delle società degli ippodromi per non creare altri ippodromi chiusi come già ce ne sono già 4 o 5 e poi sicuramente rivedere un attimino i bilanci e il numero delle giornate di corse per i prossimi anni. Nell'aria c'è ancora una volta chi grida di fermare completamente l'Ippica. Cosa ne pensa l'ippodromo di Palermo? Ma di questo ne hanno parlato oggi in una riunione a Roma perché purtroppo la gente non sa più quello che fare. Ed effettivamente la cosa che si pensa è di fermarsi. Ma a mio avviso è sbagliato fermarsi e non correre. E a mio avviso è giusto correre e fare delle manifestazioni, tutto quello che c'è da fare. Perché il fermarsi significa aiutare l'Assi a recuperare i soldi e pagare il debito con i nostri soldi. È una sorta di suicidio di massa? È un suicidio di massa, sì. Bene. Suicidio di massa allora per uno sciopero, siete d'accordo? Sicuramente sì, sicuramente sì perché rinunciamo a quello che dovrebbe essere il certo per l'incerto perché a meno come affermato dai vertici per il 2013 non ci dovrebbero essere problemi che le aspettanze dovrebbero essere ogni massimo ogni 60 giorni quindi dovremmo rinunciare eh, a un monte certo eh, non lo so però per quale fine. Regia, potete mandarmi le immagini della protesta siracusana per poter insomma eh, commentare questa scesa in piazza, ecco qui è piazza Marconi, Siracusa è stata bloccata, fischietto in mano, tanti gli operatori che hanno partecipato, salvo. Eh, sicuramente sì, ma è giusto dare un'immagine far conoscere i problemi, i nostri problemi eh, alla stampa. O... O alle TV, all'opinione pubblica deve rendersi conto che il nostro mondo è comunque un mondo che viene trascurato da qualsiasi forma di media. e Quindi, se non scendiamo in piazza, nessuno riuscirebbe mai a conoscere i nostri problemi, che sono alla pari di quegli altri eh, operai o persone che sono in difficoltà, come l'Ilva o la Fiat, perché se il problema nasce la Fiat il problema va su tutte le tv peraltro nazionali peraltro con dipendenti inferiori, inferiori alle, a quelle certo. che insomma il settore e il comparto però ipico. Eh, se nasce un problema da Fiat ne parlano anche in America eh, nasce un problema che coinvolge 50.000 persone 50.000 famiglie in Italia nel settore ipico e nessuno ne parla e questa è una cosa che purtroppo non è una bella cosa perché c'è discriminazione tra un settore e l'altro eh, in un paese civile questo non dovrebbe succedere Peraltro ci sono veramente coinvolti diversi eh, operatori, gli operatori ippici di per sé che rodono intorno al mondo del cavallo sono davvero tanti. Adesso vediamo magari allenatori, fantini e Carmine con il megafono che ha animato, insomma. Quella canzone che ormai a notte ce la sogniamo. Sì, sì, Monti Monti dalci soldi, pure io <ride> la mattina mi sveglio così. Però effettivamente eh, ci sono poi dipendenti dell'ippodromo. Ecco, questo per precisare anche una foto che è uscita sul giornale di Sicilia in cui diceva le mogli dipendenti, non erano le terminaliste eh, che lavorano e comunque danno un servizio all'ippodromo ma ci sono poi eh, i rappresentanti di veterinari, maniscalchi i produttori di foraggio insomma... Certo, l'indotto produce tanta manodopera cioè, che e, sta e, soffrendo al pari stanno insomma. soffrendo tutti perché purtroppo quando coinvolgi un'attività coinvolgi molte altre attività collaterali che magari eh, non si conoscono che fa parte di quella, di quella categoria eh, questa è stata una manifestazione bellissima perché folkloristica, eh, civile al massimo, eh, che non ha, cre ha creato disagia alla circolazione per un'ora circa. però eh, comunque è stata composta. Eh, è andata su tutti i media, che è quello che un po' ha influenzato tutti eh, i eh, certo, quotidiani fare. regionali, eh, la presenza di Reitre Comunque abbiamo dato una bella immagine. Ancora una volta aggiungo a quello, che, a quello che ha detto Salvo: che noi siamo gli altri, non siamo figli di un dio minore, siamo, siamo, siamo lavoratori con gli stessi doveri, ma soprattutto con gli stessi diritti. Perché io voglio vedere se un dipendente pubblico, i dipendenti pubblici, non prendono lo stipendio di 8 mesi, cosa succederebbe, visto che noi siamo. Eh, siamo creditori nei confronti dello Stato, certo. Quindi abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri, ma soprattutto gli stessi diritti. Peraltro è una manifestazione... E visto che poi in questi giorni si è parlato anche diciamo, di ceditomotri per quanto riguarda i cavalli, dovremmo sapere che i cavalli per noi non sono un non non è profitto, ma sono componenti della nostra famiglia. E siamo arrivati al punto che dobbiamo decidere come se avessimo due figli insieme, mesi che per sopravvivere uno ne dobbiamo sacrificare un altro. Allora questa è la nostra sopravvivenza. Se dobbiamo sopravvivere ci dobbiamo liberare dei cavalli. Siamo arrivati a questo punto. Peraltro su questo ne prendo spunto. Stamattina c'è stata una delegazione dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente che è stata ricevuta dal sottosegretario Ceriani, al Ministero delle Finanze e l'incontro era teso insomma, a far presente eh, la preoccupazione dell'associazione per la drammatica situazione. Continuiamo a vederle quelle immagini perché. Ehm, eh, anche, anche su quella protesta comunque si eh, concentra ehm, il destino di questi cavalli, che comunque non è vero che devono andare al macello, comunque se anche un operatore ippico dovesse disparsene eh, che tipo di eh, ingaggio, che, allora, che tipo di decisione prenderebbe? Allora, noi diciamo al macello perché vogliamo dare, vogliamo dare un senso forte, eh, un senso forte alla, alla protesta e al nostro malessere, ma sicuramente questa è l'ultima cosa che vorremmo fare. È sicuramente l'ultima parte che non è possibile fare perché vorremmo come si fare perché volta scorsa questi cavalli non sono macellabili perché appena nascono già hanno messo nel loro nel loro la sì, destinazione, sì. quindi i cavalli sportivi non sono macellabili. Peraltro il problema era quello di una rieducazione o di un eh, possibile utilizzo di un cavallo che comunque è nevrile di natura, quindi non è che puoi eh, sai, darlo a della associazione anche se nevrile c'è anche, anche un po' da discutere Giustamente un cavallo atleta durante il periodo di allenamento ha ah, quella sua nevrilità dovuta allo star bene, al desiderio, ma quando questi cavalli vanno in campagna, e si lasciano liberi, diventano mansueti per il 90% di oro. Quindi c'è anche la questione affettiva, perché i proprietari, gli allenatori, gli addetti, gli artieri, si affezionano a questi cavalli, perché ci vivono giornale. gran parte della loro giornata insieme. Eh, anche questa cosa affettiva... Eh, è una cosa che può capire soltanto chi sta vicino. Ma poi è inaccettabile pensare che tutto no, il settore è venga È veramente, veramente impensabile. Eh, Diventa uno strumento di lavoro e un compagno di lavoro, un compagno di vita. Precisamente, ha detto eh, Fermarsi vuol dire giuste. è come se si accettasse un po' la sconfitta per dire vabbè, basta più, non ce la facciamo, non abbiamo le forze. No, invece, voi cosa pretendete a questo punto? Eh, I diritti. Ma poi, sai, volevo aggiungere una cosa. Una grande pecca degli ippici di quest'anno è stato il fatto di non avvicinare nuova gente agli Perché io mi accorgo che quando viene de vengono delle persone dall'esterno, si avvicinano alle scuderie, comunque vedono come sono trattati i cavalli, vedono come vengono allenati, come vengono gestiti, si rendono conto che tutto quello che si dice in giro è falso. Si rendono conto del rispetto che c'è nei confronti di questi animali meravigliosi da parte degli addetti, eh, si rendono conto che non è il mondo che vogliono far apparire. Ricordiamo che stiamo vedendo le immagini della protesta che gli ippici hanno mosso a Siracusa, un corteo che è partito da Piazza Marconi che qui arriva a Piazza Largo 25 luglio, ha superato Ponte Santa Lucia per entrare nell'isolotto di Ortigia che poi è il centro e il cuore eh, di Siracusa. Gli ippici eh, veramente hanno soffermato anche la gente incuriosita poi dal vedere i cavalli, vedere le bandiere, di vedere le giubbe colorate che comunque hanno dato un colore in più, gli striscioni che hanno raccontato il disagio, che eh, vivono 50.000 famiglie in tutta Italia, questa è piazza eh, Archimede davanti alla prefettura e qui poi gli incontri istituzionali per coronare un impegno insomma, eh, che voleva anche dare poi eh, lo stimolo fondamentale e eh, arrivare fino al Ministeri del MEF e del MIPAF. Salvo. Ci no, allacciamo un attimo al discorso che faceva Salvo, che per quanto riguarda i media, allora diciamo subito che per noi il cavallo non è uguale profitto, eh, ma è un compagno di vita, è, è amore e passione, non è, non è solo profitto, se profitto poi ci possa, ci possa essere. Bene, allora, stacchiamo con le immagini, ne abbiamo ben visto anche per dare agli operatori la possibilità, insomma, di rivedersi in questa eh, attività e, e proviamo a cambiare un attimino argomento. Eh, si è puntato il dito su chi avrebbe avuto le responsabilità, si è fatto anche una sorta di analisi di quando l'Ippica è entrata in crisi, si è parlato di eh, Tremonti, si è parlato dell'ex ministro Saverio Romano. Vediamo un attimo.

Settimana, Salvo e signor Cannarella, si è iniziata proprio con una protesta. Scenata a Solarino, un comune vicino all'ippodromo del Mediterraneo, è stato sorpreso l'ex eh, ministro alle politiche agricole Saverio Romano, che aveva l'apertura della campagna elettorale del suo partito. Eh, si è affacciato alla finestra perché gli operatori ippici volevano parlare con lui, quindi discutevano anche con le forze dell'ordine che, un attimo, hanno stentato a far entrare un gruppo numeroso di persone. Se prima non avevano insomma la percezione che comunque sarebbe stata una cosa pacifica. Eh, lui ha detto subito avete sbagliato indirizzo. Che cosa è successo? Allora, andando, quando noi ecco, abbiamo saputo che c'era l'ex ministro romano, eh, non abbiamo perso l'occasione, anche perché la settimana prima siamo stati a, siamo stati a Roma e abbiamo dialogato con Mazzoccato e gli abbiamo fatto una domanda provocatore per vedere cosa ci diceva lui su Severo Romano. Lui ci ha detto che, che i soldi di 100 milioni sottratti all'Ippica li aveva dati uh, ai pescatori o agli agricoltori siciliani. Quindi noi venivamo diciamo, accusati due volte: uno di aver avuto un ministro siciliano, e, e in secondo luogo perché aveva tolto i soldi all'Ippica per darli ai siciliani e quindi cosa inesatta, cosa, cosa non vera. E niente, anche perché se ne parlava da un po' di tempo del, del ministro. E anche un po' accusate anche che Siracusa non stava facendo forme di protesta. Forme di protesta, sì. Per cui abbiamo, abbiamo, abbiamo colto l'occasione e quindi l'abbiamo incontrata, abbiamo, abbiamo fatto quelle domande che ci interessavano. Però come, come tutti i politici lui ha dato, ha dato la colpa agli altri. Allora, prima di entrare nei dettagli, ci vediamo il servizio che lo riassume questo incontro. L'ex ministro alle politiche agricole Saverio Romano, intercettato dagli operatori ippici di Siracusa, solarino in apertura di campagna elettorale con il proprio partito. Un faccio a faccia dopo una lunga interlocuzione con le forze dell'ordine che volevano negare l'accesso nella sala, sottolinea in un comunicato stampa il portavoce Giuseppe Cannarella, presidente dell'unità locale Siracusa di UNAG. Una cinquantina gli operatori ippici che, a muso duro, hanno chiesto all'ex ministro dove erano finiti i 100 milioni di euro decurtati al capitolo dell'ippica e se avesse conoscenza del dramma in cui versa il settore per quello che è stato definito un errore umano anche da una sentenza del TAR. Avete sbagliato indirizzo, ha risposto Romano: Non sono io ad aver tolto i soldi al settore, la responsabilità è tutta del governo tecnico. Così avrebbe risposto Romano, negando tutte le responsabilità a suo carico, ringraziando addirittura gli operatori per avergli permesso di. Di apprendere una realtà a lui sconosciuta. Sotto il governo Berlusconi Tremonti, ha specificato Romano, sono stati effettuati tagli lineari a tutti i comparti. E se proprio avessi sbagliato, ma così non è stato, il successivo governo non è intervenuto in favore dell'ippica. L'ex ministro ha garantito che porterà a conoscenza dell'opinione pubblica attraverso una specifica conferenza stampa come lui ha agito nei confronti dell'unire dell'ex assi e quali e a chi sono imputabili eventuali responsabilità. A seguito delle forti pressioni, poi degli operatori ippici che continuavano di individuarlo come responsabile della grave situazione, Saverio Romano ha deciso bruscamente di interrompere il confronto. Bene, vi sottolineo alcune frasi che abbiamo scritto durante questo incontro, soprattutto l'intervento è, è iniziato proprio da non ho il no. Scusate. È lì tutto il diretto. Ok, è andato via l'audio, lo riprendiamo immediatamente. Vi stavo dicendo, sottolineo alcune delle risposte che ha dato dopo l'intervento di Pippo Cannarella, insomma, Saverio Romano. Ha detto: trovato un mondo sofferente che ho trasformato, perché è lui che comunque ha fatto alcune riforme del settore, tra cui. Eh, l'unire che non, non esisteva più è entrato l'ex Sassi. si è vantato di aver messo e di aver scelto il ruffo della scaletta perché è stata una posizione tecnica, tecnica. e non politica giusto? e, e poi avuto, ancora di aver avuto contatti anche con l'onorevole Masini. Bene, ha sottolineato peraltro che eh, il problema è nato dopo le dimissioni del governo Berlusconi, perché eh, i tagli lineari del suo eh, governo hanno intaccato tutti i comparti e non soltanto l'IPICA e si è, eh, ha sottolineato che sono stati i governi successivi che semmai lui avesse sbagliato e così non è stato queste sono le parole dell'ex ministro. Ehm, avrebbero potuto eh, sarebbero potuti intervenire insomma, per ripristinare eh, la somma quindi ha negato insomma, forme di responsabilità vi chiedo a quanto è servito questo incontro e soprattutto si ha fatto chiarezza su alcuni Ma punti sì, su questo punto volevo dire solo due parole lui ci ha ringraziato di averlo messo a conoscenza di un problema che non conosceva e che avrebbe fatto immediatamente una conferenza stampa nazionale per discolparsi da tutte queste accuse. Che stiamo aspettando. Stiamo ancora aspettando. Questa la dice tutta su quanto siano le sue responsabilità. Purtroppo è, è sempre così. Eh, cercano di raggirarci come vogliono, ma sappiamo benissimo. Ma gli operatori avete avuto la sensazione comunque che era verità, allora che era bugia? Allora, penso che no, sicuramente è una bugia, e penso anche che dovrebbe cambiare l'ha detto stampa perché visto che era così in gamba da, da cercare eh, tutte, tutte, tut, tutto quello che lui eh, aveva fatto non è stato così in gamba da riferirgli tutto quello che si era detto è scritto su di lui. Da un anno e mezzo. Perché da un anno e mezzo che si non è Non si parla su, su tutta la Quindi sicuramente <ride> me, sicuramente bluffava, non diceva le cose come stavano. Peraltro vi ha dato anche dei consigli durante la serata, vi ha detto di unirvi, e di fare delle proposte di legge importanti. Come se era però magari non una Ma lui a voleva fare poco. campagna elettorale. Lui stava cominciando a fare campagna elettorale. Però quando poi tu giochi con la disperazione della gente, tu non puoi fare campagna elettorale, tu devi ascolto alle ragioni delle persone, non alle sue ragioni. E quindi lì da lì poi è eh, scaturita un po' un dibattito un po' più acceso dove lui poi ha deciso di sospendere perché aveva capito che stava andando nella direzione opposta a quella che era la sua intenzione. Per quello che ci interessava a noi cioè non è che potevamo ottenere più di tanto, però era, diciamo, volevamo far capire all'opinione pubblica che, che si è presentata un'occasione e noi l'abbiamo sfruttata, che ci accusavano di, Siracusa, di non fare niente e noi l'abbiamo fatta, ma l'abbiamo fatta col botto perché parlando in termini, in termini ipici noi in retta abbiamo preso tutti gli altri, se non siamo arrivati prima sicuramente siamo arrivati alla vara. Bene, anche perché comunque anche sui numeri nella partecipazione della protesta poi alla fine comunque era veramente presente l'ippodromo di Siracusa e di Palermo per il quale Palermo peraltro aveva scenato anche in via del Fante eh, una forma di protesta quindi comunque l'Ippica siciliana sta dando questo Se devi dare un'immagine, se non riesci a dare un'immagine eh, alla gente, al popolo è inutile manifestare, Poi quindi dopo, deve aspettare l'occasione giusta. Fin domani quando quel servizio è andato in rete a me mi hanno chiamato da Milano eh, facendoci complimenti, dicendoci tante cose, voi siete persone responsabili, siete persone capaci di fare solo, solo voi avete potuto fare quello. Voi siciliani avete criticato un uomo del sud. ecco. Ci hanno detto anche Beh, non è che c'è molto da, insomma, da, da essere fieri che se succedono queste cose non ci sono più appartenenze. Allora, Mario Sabina, Brancato. facciamo il punto su Facebook e poi sì. cambiamo argomento. Eh, Mario Brancato dice semplicemente che secondo lui bisognerebbe alzare il tiro della protesta. Penso che si stanno battendo abbastanza, Vabbè, continueranno sono, a fare. Sono d'accordo con Mario Brancato, però aspettiamo che, che riusciamo ad avere un interlocutore valido, perché nuovo così governo. la protesta con chi certo. la facciamo, certo. con nessuno. Bisogna, con nessuno. A, bisogna aspettare il nuovo governo sicuramente. Uh, eh, ma intanto aspettando le, il nuovo specifici. governo comunque aspetterete che i 30 milioni insomma... Quelli devono fare, se non arroviati. pagano, allora se non mettono in pagamento luglio-agosto e cominciano a pagare con regolarità gennaio... Tra un mese non ci sarà più un proprietario all'ippodromo, certo. perché la gente adesso è l'ultima spiaggia. O si comincerà a pagare da marzo o il sentore è che la gente non ne può più. Eh certo. Quindi significherebbe un toffo totale la fine. Ma speriamo di trovare anche degli interlocutori, non soltanto nel nuovo governo, ma anche tra i rappresentanti eh, delle categorie, che siano eh, uniti e, e efficaci eh, poi nel parlare del governo. Sabina? E niente Patrizia, eh, praticamente continuano link eh, di, di proteste, di lanci di protesta, eh, c'è chi è d'accordo allo sciopero, chi no, si spiegano un po' con le motivazioni del disagio che lo sciopero potrebbe eh, provocare, insomma il, il fermarsi danneggerebbe soltanto il settore, in, uh, soprattutto perché nel 2013 pare che i soldi siano stati almeno così, eh, si dice, stanziati. Eh, si inizieranno i pagamenti entro marzo, insomma attenderemo eh, notizie più certe e più celeri soprattutto. Va bene, allora cambiamo argomento e vediamo invece cosa eh, e come si sta, eh, sta diventando sempre più forte l'interlocuzione con eh, l'Assemblea regionale siciliana per il disegno di legge che possa disciplinare il settore legato al mondo del cavallo. Incontro tra i componenti della filiera dell'Associazione Ippica Siciliana con l'assessore regionale dell'agricoltura Dario Cartabellotta presso l'ippodromo del Mediterraneo. I due rappresentanti degli ippodromi siciliani di Siracusa e Palermo, insieme ai presidenti delle categorie ippiche, proprietari, allenatori, allevatori, fantini, guidatori, veterinari, associazioni equestri, maniscalchi, produttori di foraggio e ancora altri, hanno avanzato precise richieste per alleviare e risolvere le problematiche che attanagliano uno dei settori più produttivi in Sicilia che è interessa circa 3.000 famiglie. È stato il presidente dell'associazione Ipica Siciliana, Concetto Mazzarella, a spiegare l'attuale quadro normativo e la disastrosa situazione in cui si lascia giacere il comparto. Tra le richieste avanzate all'assessore affinché la regione siciliana intervenga presso il MIPAF e il MEF per l'immediato pagamento dei premi corrispettivi per il 2012 e che i corrispettivi dell'anno 2013 vengono pagati entro 60 giorni. Ancora la modifica ad un decreto interministeriale che mortifica il settore. Durante l'incontro è stato proposto l'intervento diretto della Regione a regolamentare il settore del cavallo in Sicilia attraverso l'iter del disegno di legge già avviato all'Assemblea regionale siciliana. L'assessore ha confermato il proprio impegno. Il cavallo è sicuramente una delle fonti di sviluppo per questa Regione, sia perché è un eh, animale legato alla terra, legato allo sviluppo rurale che ovviamente è collegato poi al settore dell'Ippica e che sicuramente può anche essere legato molto allo sviluppo turistico di tutte le aree interne, cioè pensiamo ad una politica del cavallo in maniera tale che possa essere utilizzato e dare reddito e occupazione a tutta quella che è un po' la filiera dell'Ippica. Si chiede sicuramente una legge regionale che intervenga sul settore da un punto di vista normativo, abbiamo riconosciuto che... E il settore dell'ippie che è stato penalizzato fortemente dal crescere delle scommesse online è diventato quasi un paradosso che oramai causa di queste scommesse eh, nascono tutta una serie di problemi, la gente si ammala di ludopatia e poi c'è qualcuno che propone l'intervento di ipoterapia. Cioè, sicuramente il mondo delle scommesse del cavallo che era legato ad un'attività reale, era legato ad un fatto di carattere proprio dove il cavallo era il protagonista e rappresentava un modo migliore per le scommesse, ma sicuramente per un'attività quella legata al gioco che aveva più dei caratteri di naturalità, un mondo sicuramente diverso da quello che oggi è il settore delle scommesse nel suo complesso. È sicuramente una legge che rafforzi sempre di più il ruolo del cavallo, il ruolo degli ippodromi, non farà vale altro che bene al settore, a tutto questo settore che ha un grande indotto, che sviluppa tante economie e che dà sicuramente la possibilità di reddito e occupazione a tanti operatori. Mi faccio portavoce di due operatori del settore che volevano chiederle. Uno, innanzitutto ci sono paesi esteri dove l'ippica non costa nulla allo Stato, si mantiene da sé con il ritorno, il reinvestimento delle scommesse. E lì non è neppure considerato solo un gioco ma addirittura uno sport. E l'altro, i giovani possono sperare in un intervento della Regione per poter investire in questo settore? Sicuramente il cavallo al centro delle politiche di sviluppo della Regione in tutte le sue forme, dalle scommesse all'Ippica, al turismo rurale, al turismo equestro, è uno di quei protagonisti allo sviluppo rurale dove i giovani possono avere tanto spazio e tanto futuro per un, un futuro di reddito e di occupazione. Bene, questa è una strada parallela che si sta percorrendo in Sicilia, oltre alle riforme attese naturalmente per quanto riguarda l'IPICA nazionale, quindi eh, le riforme che interessano tutto il settore, l'IPICA ha eh, a livello siciliano la possibilità, grazie al, all'autonomia, di sviluppare una legge che possa disciplinare. E quello che chiede, se non mi sbaglio, è perlomeno che ritorni quel contributo al PIL dell'8% che adesso ritorna invece... Come contributo soltanto al 4,5%. Allora, abbiamo, abbiamo fondato questa associazione l'anno scorso, a gennaio, nel periodo della crisi. Eravamo già arrivati a buon punto con il governo precedente, con il governo lombardo. Eravamo quasi già alla fine dell'iter del diciamo, politico. Poi, le vicende che sappiamo, per, con le dimissioni del governo lombardo, tutto è stato. Congelato. Abbiamo esposto il nostro problema all'assessore, che, insomma, da quello che abbiamo potuto percepire, eh, metterà tutto il suo, tutto il suo impegno. Eh, Ribadisco ancora una volta: noi, come, come Sicilia, eh, per quanto riguarda il tema di riproduzione, siamo una regione a statuto speciale, quindi eh, autonoma. Eh, e abbiamo chiesto all'assessore di intervenire anche a livello nazionale perché per, ci vuole una legge nazionale che, che ratifichi, eh, ratifichi l'autonomia ippica siciliana e quindi noi siamo, siamo in grado di, di autosostenerci da soli senza avere bisogno del contributo romano. È proprio in tale proposito. È stato emanato ultimamente, in questi giorni, anche un comunicato stampa a firma di tre deputati regionali. Le interlocuzioni anche con i deputati continuano e si sono mossi proprio a descrivere i fatti della politica dell'ippica siciliana e le richieste precise. Vediamo il servizio. 2500 persone impiegate a vario titolo, indotto compreso nel mondo dell'IPICA siciliana, non devono andare ad aumentare il numero dei disoccupati isolani. Per questo è il succo principe dell'intervento istituzionale di tre deputati del gruppo PDL all'Arse, il capogruppo Francesco Scoma, il vicepresidente della Commissione Attività Produttive Salvino Caputo e il vicepresidente del Bilancio Vincenzo Vinciullo depositari di una circostanziata interrogazione. I fatti in Sicilia ipodromi favorita a Palermo e Mediterraneo a Siracusa ritorna sotto forma di montepremi meno della metà in percentuale di quanto raccolto con le scommesse in tutto il territorio nazionale. Gli stessi premi non vengono erogati dallo Stato da circa sette mesi. Lo Stato comunque opera un prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, doppio di quello che pesa su scommesse sportive e nel 2012 ha operato un taglio sui premi che il Tar Lazio ha dichiarato illegittimo. Così scrivono i deputati in una nota. Il Ministero governo dovrebbe risarcire le società di corse italiane con 55 milioni di euro, a oggi lettera morta. Un piano industriale statale con le previsioni di impiego per l'anno 2013, a causa delle quali tutte le attività del settore del comparto vengono condannate all'agonia, nonché dannoso per lo stesso Stato, che vedrà fortemente diminuito il gettito fiscale anche dalle aziende dell'indotto, dall'abbigliamento a sellerie e finimenti agli autotrasportatori all'agricoltura in generale, non escluso il turismo. All'interno del Mediterraneo ricordano infatti i Deputati, nel comunicato stampa, sorge un grande albergo sempre pieno di turisti italiani e stranieri che cesserebbe in caso di chiusura della pista. Dunque, non soltanto driver fantini, artieri, veterinari, proprietari, allenatori e allevatori coinvolti dalla crisi, dalla quale è colpevole lo Stato e non lo stesso mondo dell'ippica. Per quanto riguarda le richieste, Caputo, Scome e Vinciullo annunciando il DDL autonomista chiedono di adire ad ogni mezzo possibile presso il Governo nazionale affinché riveda la propria politica nei confronti dell'Ippica in generale e in particolare di quella siciliana affinché acceleri il pagamento dei premi pregressi e comunque il rimborso di quanto dovuto alle categorie interessate e rimoduli il piano di intervento. Quindi chiedono l'aumento dello stanziamento previsto al capitolo 2.290 del bilancio del Ministero delle Politiche Agricole, sì da scongiurare la paventata chiusura delle strutture siciliane. Bene, con questo servizio un po tutto il materiale che avevamo a disposizione e che ha raccontato questa settimana dell'ipica siciliana e anche quella nazionale eh, si è concluso. Diamo un ultimo sguardo eh, se c'è qualche ultima notizia con eh, il internet. Sabina? Sì, sul gruppo I Save Italia Racing Giovanni Mauro. <coughs> Mauri. E dichiara che praticamente tutto quanto sta accadendo era previsto. I due schieramenti presenti sul campo, pur con delle frange estremiste, cominciano a mostrare crepe all'interno delle fazioni schierate a difesa dei, loro pro dei propri interessi. Dimissioni annunciate, associazioni che ritirano il loro supporto allo sciopero quando i loro rappresentanti avevano dichiarato l'adesione. Eh, Praticamente la soluzione che lui eh, propone, credo che la strada giusta a disposizione sia una sola, liberarci dall'abbraccio letale dei politici e burocrati e camminare con gambe proprie, eh, senza sponsorizzare progetti vecchio-nuovi, ma bisogna tenere presente che siamo dei cadaveri e quindi dobbiamo accelerare il percorso per trovare una soluzione. Solo qualora si verificasse eh, un aumento delle entrate anche grazie a una percentuale sulle prossime scommesse degli eventi virtuali si avrebbe un aumento dello stanziamento minico, minimo garantito. Quello che lui propone è andare presso un istituto di credito per farsi segnare un'anticipazione e pagare tutto l'arretrato 2012. Bene, questa è una delle tante opinioni. Concludiamo allora con gli ospiti in studio. Canarella. Io, volevo, cioè, volevo, visto che siamo alla fine, volevo ringraziare chi ci ha aiutato a fare, a fare la manifestazione perché ci ha impegnati molti, innanzitutto l'onnipresente Vincenzo Schevone, poi la SIS nella persona di Giovanni Stella e del signor Di Raimondo, chi ha preso i cavalli, il signor Trigilla, che è sempre una persona disponibile, le forze de dell'ordine che hanno collaborato con noi, tu che ti sei fatta tre chilometri di, di strada a piedi, eh, l'amico... Salvo in domenico e, e poi. E suppongo tutti gli operatori che ci hanno messo il cuore che ci hanno messo il cuore e hanno fatto anche la colletta per poter fare i manifesti. I manifesti. Quindi non solo il cuore. I anche. vertici anche dell'ipodromo della favorita della di Palermo e dell'ipodromo dell del Mediterraneo della. di Siracusa, sicuramente. E, e Silvano e Silvano Beruccio che, che ha fatto <ride> le scritte. <ride> Bene, allora eh, salutiamo e grazie ai nostri ospiti. Allora, grazie a Giuseppe Canarella, grazie a Salvo Indone. Eh, la trasmissione la chiudiamo così con la speranza che comunque la prossima settimana oltre a raccontarvi anche forme di proteste racconteremo anche qualcosa in più e qualche nota positiva. Voglio chiudere con un abbraccio e un augurio alla bimba che compie un anno eh, di eh, Cannella, del Fantino Cannella che così eh, insomma eh, possa festeggiare anni migliori anche la bimba insomma con questo settore dell'Ippica. Arrivederci